Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, 1 febbraio. Vediamo subito quali sono i temi fondamentali sui giornali. Anzi, l'unico tema oggi su tutti quanti i giornali è questo dannato coronavirus. Tutti quanti voi l'avete letto, sapete bene quello che penso. L'ho scritto e l'ho detto nella zuppa di ieri. Oggi sul giornale c'è il mio pezzo sulla grande emergenza. Virus e stato di emergenza, dice il Corriere della Sera. È prima volta nella storia, ce lo racconta Repubblica. Speranza, situazione sotto controllo. Però da una parte dice che la situazione è sotto controllo e poi dice lo trattiamo come se fosse il colera. Sembra l'Italia del 1973, quando ci fu il famoso vibrione a Napoli, in cui morirono però nella sola città di Napoli 24 persone. C'è questa emergenza mostruosa, peraltro cosa succede sugli altri giornali internazionali ve lo dico subito. El País, cioè la Spagna, il principale giornale spagnolo, in realtà non ce l'ha praticamente neanche in prima pagina, perché la seconda notizia della giornata per i giornali italiani, la prima in tutto il resto del mondo, è che ieri la Gran Bretagna è uscita dall'Unione Europea. In realtà i francesi invece sono un po' più attenti, diciamo, al virus, perché sia Figaro sia Monde lo mettono in prima pagina con grande rilevanza. Ma come c'è un'emergenza in Italia non la trovate da nessuna parte. Cioè, la cosa fenomenale dei nostri politici è che dicono state tranquilli, non fate casino, eccetera, ma sono i primi a fare delle misure eccezionali, come il colera nel 1973. Dicono siamo il primo paese al mondo che chiude tutti i voli con la Cina. Una cazzata gigantesca, perché se il volo con la Cina è chiuso in Italia ma il cinese arriva a Parigi, sempre che fosse davvero questa l'emergenza, da Parigi potrebbe venire il medesimo cinese in Italia. E difatti ha ragione il New York Times oggi, l'International New York Times, cosa dice? Global xenofobia, cioè una xenofobia globale che segue il virus, cioè alla fine si ha una xenofobia nei confronti dei cinesi. Ma se il governo per primo ti fa capire che questi qui stiamo in un'emergenza totale, insomma qualche timore qualcuno ce lo può avere, posto che loro ce l'hanno ponte aereo per rimandare in Cina 3.000 persone. Sempre sui giornali di oggi, possibile requisire gli alberghi. Ma perché? Requisire che cacchio serve requisire gli alberghi? Come stanno i due che hanno il virus? Questo ovviamente i giornali lo scrivono nella 35esima riga, cioè ci sono due cinesi che sono venuti in Italia e che avevano il virus, non l'hanno contagiato a nessuno, pare per il momento, e comunque non ci sono situazioni. E come stanno? Stanno morendo? Sono lì come l'Ebola? No, stanno benissimo, stanno in condizioni discrete. Io esagero e dico benissimo, ma quando i medici dicono nei loro bollettini che stanno in condizioni discrete, noi che non siamo medici sappiamo che cosa c'è scritto, cioè stanno bene. Poi vai a vedere cosa c'hanno: uno c'ha una febbriciattola e l'altra c'ha la congiuntivite, e la congiuntivite non è curata neanche con i medici, cioè la stanno curando per la congiuntivite. La moglie 65enne e lui c'ha una piccola complicazione polmonare e stanno curandoli. Cioè stiamo parlando di una influenza sicuramente più grave, sicuramente che meglio non prendersi, ma non questa emergenza globale per la quale requisiamo gli alberghi, chiusi tutti i voli in Cina. Qua sto in treno, per fortuna che non c'è nessuno che ha la mascherina, che peraltro non serve a nulla, nulla, questo lo scrivono anche i giornali. È fantastico come si crea un problema da questa emergenza. Io voglio fare una scommessa con voi: se fra una settimana di questa cosa i giornali improvvisamente non parleranno più, cioè quella che doveva essere la pandemia, l'emergenza della fine del mondo, fra una settimana improvvisamente non ne parleranno più, e nel totale disinteresse, come il marziano a Roma, i cinesi verranno riaccettati come devono essere riaccettati, come delle persone che non portano nessuna malattia. Ma comunque lo trattiamo come se fosse il colera. Seconda notizia della giornata è la Brexit. Anche su quello, la Brexit, io mi ricordo quando ci fu il referendum nel 2016, il giorno dopo, un po' come questa malattia, dovevano arrivare le cavallette, mancavano i farmaci in Gran Bretagna, l'economia sarebbe scesa, la Gran Bretagna non avrebbe più avuto nessun rapporto con l'Europa. L'economia nel frattempo ha il tasso di disoccupazione più basso d'Europa, il PIL è cresciuto dell'1,3%, la sterlina si è deprezzata dall'1,28-1,17, cioè niente, la borsa ha guadagnato il 12%. E la Gran Bretagna, poi vedremo come se la caverà nei prossimi anni, non mi sembra che abbia carenza di cibi e farmaci, come qualcuno denunciava. Su questo da segnalare la Stampa, in cui Michele Valenzise dice un salto nel buio. Anche l'Economist di ieri, venerdì, fa questa nave Britannia che dice verso l'incerto. Quindi i giornali stessi inglesi si dividono. Straordinarie le servizie
sardine, straordinarie le sardine. Non lo trovate molto sui giornali, perché Repubblica, che è il giornale che più ama le sardine, fa la loro inutile, solita, consueta minchia di retorica, e sapete qual è? Vogliamo più dignità, più sicurezza e più sud. Che cazzo vuol dire? Poi a un certo punto me lo direbbe, me lo deve spiegare qualcuno. Voglio trovare uno che mi dice: sapete qual è il programma politico del prossimo governo? Meno dignità per tutti, un sud più povero e meno sicurezza. Cioè, su queste tre frasette sono tutti d'accordo. Il problema è che cosa vuol dire? Beh, ma comunque il punto non è questo, non lo trovate sui giornali principali, ma ieri le sardine si sono fatte una bella foto, sapete da chi? Dai Benetton. E allora lì c'è un po' di imbarazzo, perché voglio capire, i nostri amici del PD e del Movimento 5 Stelle, che hanno e devono le sardine parte, dicono, del loro successo elettorale in Emilia Romagna, è come la leghi questa foto delle sardine con quel cazzone ubriacone di Oliviero Toscani e soprattutto i Benetton, i concessionari delle autostrade d'Italia, a cui loro vogliono togliere la concessione, questo governo vuol togliere la concessione? Insomma, un po' di imbarazzo politico per alcuni ci può essere. Forse il primo passo falso, dice il Fatto Quotidiano, che non ama i Benetton, ma non è detto che ami nel frattempo molto le sardine. Nel frattempo le cose vere sono soltanto una, ed è l'apertura del Sole 24 Ore, mentre sugli altri giornali, diciamo, è così, è un po' en passant, ed è il nostro prodotto interno lordo. Noi fischiettiamo, ci occupiamo dell'emergenza, del colera, delle sardine, delle ultime dichiarazioni di Salvini, ma c'è una cosa fondamentale, che il PIL italiano, cioè la ricchezza italiana, sapete che fa? Decresce, meno 0,3% a dicembre, meno occupati, meno ricchezza, non c'era ancora qua tutto sto casino dell'emergenza sanitaria, e sotto le attese il PIL italiano, il che vuol dire che noi non cresciamo. Se non ci cresce, non c'è ricchezza, non c'è lavoro, e tutte le dignità, sud, sicurezza vanno a farsi fottere. Insomma, non proprio una politica geniale, non solo di questo governo, ma oserei dire di quello precedente pure, visto che il PIL non è che ci metti, no, il decretino, e il giorno dopo, a parte quello che dicevano Di Maio e compagni, che la povertà era stata abolita, o la ricchezza si era creata, o Conte che disse sarà un anno bellissimo, l'anno purtroppo è finito malissimo, col meno 0,3% del PIL. Sotto le attese, titolano tutti quanti i giornali. I sondaggi, come sempre Pagnoncelli dà i numeri, nel senso vero dei numeri, e dice che la Lega al 32% sta perdendo qualcosa, il PD sale di 2 punti al 20%, il Movimento 5 Stelle al 14%, Forza Italia al 6,5%, meglio di quel disastroso 2,8%, ma comunque un partito che oggi pesa meno di Alleanza Nazionale della Meloni, che è sopra Forza Italia secondo i sondaggi di Pagnoncelli. L'ultima cosa ce l'ho qua, ed è la questione che avviene in una professoressa di Firenze, che dice una cosa ai suoi studenti. Dice: la Segre si fa pubblicità e secondo me sta esagerando nel raccontare il campo di concentramento, che è una cosa detta così tremenda, perché una signora che ci ha tatuato sul braccio i numeri di un campo di concentramento dove ha passato parte della sua infanzia, è una cosa che merita ovviamente il rispetto di tutti quanti noi. Una professoressa di Firenze dice questa cosa, e uno dice: ma che sei matta a dire una cosa di questo tipo? C'è un piccolo dettaglio, che la professoressa di Firenze c'ha la madre, come la Segre, che è stata in un campo di concentramento, e dice quindi in realtà la sua è una, come possiamo dire, critica estetica. Potete essere d'accordo con la professoressa di Firenze o potete essere in disaccordo con la professoressa di Firenze. Io penso per esempio che la Segre faccia bene a testimoniare quello che è successo, perché molti se lo dimenticano cosa è successo con la Shoah, ma penso che sia anche legittimo che una professoressa a Firenze dica che la testimonianza dei campi di concentramento e il dolore di quei campi di concentramento possa essere raccontato in maniera diversa e possa fare una critica alla Segre. Invece Gramellini ci spiega di no. Sul Corriere della Sera oggi ci spiega che la professoressa non solo ha sbagliato, e questo va bene, si può dire che ha sbagliato la professoressa, puoi anche dirlo, ma siccome la professoressa ha chiesto scusa della sua frase, ha detto: scusatemi, cosa dice Gramellini? Non basta! Tu hai chiesto scusa, ma non basta! Devi essere punita! Per quello oggi io mi rileggo con ferocia e divertimento Lenin, il ribelle Kautsky, che ci spiega: non bastano le scuse. Se tu hai detto la cosa inopportuna, cioè se tu oggi critichi la Segre e poi chiedi scusa, beh, non basta, devi essere impiccato come il ribelle Kautsky. Direi che per la nostra zuppa di oggi è tutto, vi do appuntamento al sito nicolaporro.it e poi come sempre lunedì con Quarta Repubblica. Ciao!